Ciao a tutti, oggi vedremo come si può installare un sistema fotovoltaico in grado di alimentare piccoli elettrodomestici o dispositivi elettronici come computer, modem, router wifi, stampanti, eccetera. Innanzitutto vediamo alcuni componenti elettrici principali. Un pannello solare Talesan TP660M da 60 celle con una potenza nominale da 270 W e una tensione di funzionamento 12-24 V con tecnologia 4 bus bar cell. Un controller regolatore di carica CMTD2420, ovvero un controller automatico da 12-24 V con una corrente nominale di 20 A, che serve per regolare la carica delle batterie di accumulo con la tecnica PWM e per alimentare impianti a 12-24 V. Inoltre due prese USB da 5 V in grado di erogare 2 A. Un inverter da 12 V a 220 V che serve per trasformare la tensione continua a 12 V della batteria in tensione alternata a 220 V simile a quella della rete elettrica. I dati tecnici dicono che la potenza nominale dovrebbe essere circa 2500 W, mentre la potenza massima a breve termine è di 5000 W. L'inverter nella sua confezione contiene anche un comando a distanza per l'accensione e lo spegnimento con il relativo cavo di collegamento, i cavetti di collegamento per la batteria, quello di protezione e vari fusibili. Mentre per la parte strutturale abbiamo una staffa metallica in lamiera elettrozincata verniciata con polvere di poliestere e bulloni di inox con una portata massima di 160 kg. Questo supporto è stato pensato per sorreggere prevalentemente il peso delle batterie che pesano circa 40 kg ciascuna e anche per distanziare il pannello dal muro in modo da permettere la ventilazione del pannello stesso. Sulla staffa sono stati fissati dei collari a clip con gomma EPDM sui quali verranno montati dei tubi in acciaio zincato da 3/4 di pollice, i quali permetteranno anche di regolare di qualche grado l'inclinazione del pannello. Per installare le tre staffe sul muro abbiamo utilizzato 5 tasselli di tipo chimico lunghi tra i 15 e i 18 cm con uno spessore di 8 mm a passometrico M8. Mentre per assemblare le varie strutture metalliche tra loro abbiamo utilizzato della bulloneria per connessioni di fissaggio industriale, come ad esempio bulloni flangiati con testa esagonale, zincatura elettrolitica e fondo zigrinato antisvitamento e antiscivolamento. Dadi a rombo specifici per profili cavi poiché possono essere introdotti in qualsiasi punto della cava con una semplice rotazione di 90 gradi. Rondella piana larga utilizzata in abbinamento agli elementi di connessione del profilo al pannello. La particolare godronatura offre una maggior resistenza allo scivolamento. Il supporto metallico è stato dimensionato per reggere sino a 4 batterie da circa 40 kg ciascuna e sono stati scelti materiali di qualità per resistere sia agli agenti atmosferici che durare nel tempo. In descrizione troverete l'elenco di tutti i materiali che ho utilizzato per realizzare questo progetto. Questi sono i profilati in acciaio con zincatura Zenzimir fissati con i bulloni flangiati, rondelle piane zigrinate e dadi a rombo con godronatura antiscivolamento. Anche sui profili abbiamo fissato 4 collari a clip con gomma EPDM che permettono l'assemblaggio e le regolazioni con i tubi da 3/4 di pollice in acciaio zincato che saranno montati sulle staffe. Questi collari sopportano un carico massimo compreso tra i 60 e i 70 kg ciascuno, quindi la struttura ha una portata di circa 120-140 kg solo nella parte superiore e 160 kg nella parte inferiore, per un totale di circa 300 kg. Adesso vedremo come è stata assemblata tutta la struttura metallica che sostiene il pannello. Nella parte superiore abbiamo due staffe composte da circa 40 cm di profilo in acciaio fissate sul solaio con un tassello chimico con barra filettata da 8 mm lunga circa 18 cm. All'estremità abbiamo 4 collari a clip con gomma EPDM che sorreggono tutta la struttura.
Le staffe superiori sono regolabili in modo da permettere piccole variazioni dell'inclinazione del pannello. Sulla staffa è stato montato un grigliato lungo 1,10 m e largo 21 cm che pesa 6,4 kg e che sosterrà senza problemi il peso delle batterie. Sul grigliato è stato montato un ulteriore supporto realizzato dal maestro Raffaele, che ringrazio pubblicamente, per consentire l'alloggiamento di due batterie AGM al piombo da 100 Ah ciascuna. Questo supporto permette di regolare l'altezza e soprattutto di mettere in bolla le batterie. Provvisoriamente è stata installata una batteria per auto da 60 Ah. Inoltre è stato cablato un piccolo impianto elettrico su canalizzazione esterna per interfacciare gradualmente il sistema fotovoltaico con l'impianto elettrico esistente. Il primo obiettivo è stato quello di montare una presa di tipo Schuco nella stessa scatola della presa elettrica che alimenta il gruppo di continuità del computer, modem, router, wifi e stampante. Il cablaggio è stato realizzato su canalizzazione esterna in modo da poter apportare facilmente eventuali modifiche e miglioramenti. Vediamo brevemente i collegamenti nel regolatore di tensione e nell'inverter. Partendo da sinistra, i primi due terminali sono connessi al pannello solare attraverso gli appositi connettori MC4. A loro volta connessi direttamente con la scatola del fusibile del pannello. Il terzo e il quarto contatto sono collegati alla batteria. Bum 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 b
Gli ultimi due cavi sono collegati a una linea elettrica a 12 volt che potrebbe alimentare le luci di emergenza oppure ricaricare la batteria di qualche gruppo di continuità. Per fare questi collegamenti è necessario rispettare le polarità per evitare che si rompano i fusibili o i diodi di protezione. Vediamo ora il collegamento dell'inverter. Questi due cavi sono collegati direttamente ai morsetti della batteria, il rosso al morsetto positivo e il nero al morsetto negativo. Nella parte anteriore dell'inverter abbiamo due prese di tipo inglese e americana dove troviamo l'uscita del nostro inverter. In una colleghiamo la nostra linea fotovoltaica a 220 volt alternati per collegare piccoli elettrodomestici, computer, modem, router, stampanti eccetera. Nell'altra possiamo collegare altri dispositivi. Adesso vediamo com'è possibile far funzionare il computer utilizzando l'energia solare. Inseriamo la spina. Il computer sta già funzionando con la tensione di rete, quindi colleghiamo il gruppo di continuità alla presa asciugo del sistema fotovoltaico. Il gruppo di continuità permette di fare lo scambio di alimentazione dal sistema fotovoltaico alla rete elettrica tradizionale e viceversa, anche con il computer acceso. Ora che il computer è collegato, possiamo vedere i valori di tensione e di corrente sul regolatore di tensione e sull'inverter. Il regolatore misura una tensione di 13,1 V sulla batteria. Il nostro pannello in questo momento eroga una corrente di circa 4 A. Mentre sull'inverter possiamo leggere solo la tensione della batteria che in questo momento è di circa 13 V e la potenza erogata dall'inverter che è di circa 150 W. Con un multimetro misuriamo la tensione in uscita dall'inverter che è circa 222 volt. Mentre con una pinza amperometrica misuriamo la corrente che è di circa 600 mA. Questi dati non sono significativi per stabilire la produzione media giornaliera di energia elettrica e per stimare l'eventuale risparmio energetico. Per esempio, questo video è stato scritto e montato quasi interamente utilizzando energia solare. Diciamo che orientativamente riesco a utilizzare il computer nel pomeriggio per 5-6 ore al giorno. Ho già ordinato degli strumenti di misura e ho pronti gli interruttori per costruire un sistema automatico di commutazione che mi permetterà almeno di ottimizzare l'utilizzo della maggior parte dell'energia prodotta dal sistema fotovoltaico. Se volete restare aggiornati sui miei prossimi video, iscrivetevi sul canale. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, fate clic su mi piace. Thank you.
Ba-b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 a